L'operazione Nebrus 2 ha richiesto l'impegno di circa 100 militari della Guardia di Finanza, il personale specializzato antiterrorismo pronto impiego e unità del servizio aereo del Corpo, un'attività che rientra nella lotta agli interessi della criminalità organizzata in materia di affidamento a privati di aree demaniali per l'ottenimento di contribuzioni pubbliche e comunitarie. La mafia ha l'interesse di accaparrarsi in qualche modo questi terreni e ovviamente di usufruire dei contributi europei senza aver un effettivo merito sulla, come dire, sull'attività dedicata alla pastorizia o all'agricoltura. Quindi sostanzialmente una infiltrazione che utilizza anche precedenti affidamenti diretti e quindi un diritto di prelazione che sostanzialmente in modo illegittimo è stato acquisito e quindi la pervasività del fenomeno nel territorio e la possibilità di accumulare ricchezze senza una effettiva attività di promozione del territorio. Nel momento in cui la gara è stata bandita e poi portata a termine senza il rispetto delle norme, sia del codice pubblico dei contratti, il codice dei contratti pubblici è entrato in vigore nel 2006, sia in violazione del cosiddetto testo unico antimafia, del codice antimafia, degli articoli 84 e 85 che prevedono che per la possibilità di partecipare sono previsti certi requisiti che nel caso di specie non erano stati osservati, tant'è vero che i soggetti aggiudicatari, pur destinatari di misure interdittive antimafia, sono stati ammessi all'aggiudicazione e successivamente, con notevole ritardo, si è proceduto a tener conto della interdittiva antimafia, con il risultato che queste imprese hanno continuato a percepire i fondi, i contributi europei. Ci muoviamo in un ambiente mafioso e quindi anche la forza intimidatrice anche delle donne, perché sono collegate con le relazioni di parentela con soggetti di un certo calibro criminale, con la collusione della stazione appaltante, del responsabile della stazione appaltante, si riusciva a predeterminare le offerte con una maggiorazione di un solo euro. Dal punto di vista giornalistico, un aspetto investigativo che ha consentito una red flag investigativa è quello che al termine dell'aggiudicazione di un solo lotto dovevano vincere, uso il termine dovere come una costruzione mafiosa, due imprese agricole che comunque hanno avuto la possibilità in maniera non prevista dalla normativa vigente di frazionare il lotto e di spartirsi due mini lotti all'interno di un lotto pascolio. Circostanza che, se non prevista dal contratto come nel caso in specie, è una circostanza illegale, ma di fatto acclara la possibilità che l'intimidazione mafiosa sia giunta a tal punto da poter in ogni caso eludere una procedura concorsuale. Questo nostro intervento è un intervento anche incoraggiante per tutti coloro che sono in grado in maniera legale, rispetto alle regole, di poter esercitare un'attività imprenditoriale agricola e quindi beneficiare di questi contributi. Il fatto stesso che in un posto montano, difficilmente percorribile, comunque possa generare un'attenzione particolare degli organi preposti dello Stato per fare in modo che si faccia chiarezza e che episodi di illegalità possano essere emarginati, e dall'altra parte un incoraggiamento per tutti coloro che hanno interesse ad investire sul territorio, sulla provincia ennese, con tranquillità, sapendo che ci sono lo Stato e degli organi di polizia che lavorano anche a loro tutela.